Sabato 6 ottobre 1973, nel giorno dello Yom Kippur, la principale festività del calendario ebraico, le truppe di confine israeliane furono attaccate a sorpresa da unità egiziane e siriane 10 volte superiori per numero. In quella circostanza gli israeliani dovettero imparare a rispettare il coraggio e le capacità militari degli eserciti arabi. Si distinsero in modo particolare gli egiziani che, dopo essersi aperta la strada al di là del canale di Suez, impegnarono gli israeliani nel più massiccio e cruento scontro di carri armati dalla Seconda Guerra Mondiale. In questo conflitto le più moderne tecnologie militari soppiantarono la tattica tradizionale, aprendo un nuovo capitolo nella storia delle guerre moderne. I nuovi sistemi missilistici sovietici sfidarono la superiorità dell'aviazione israeliana, impedendole nelle prime ore di guerra di appoggiare con efficacia le operazioni di terra. E a terra, le divisioni corazzate israeliane, apparentemente invincibili, dovettero fronteggiare una nuova generazione di missili anticarro, di cui era dotata una fanteria araba ottimamente addestrata e che non aveva nulla a che vedere con i soldati in rotta del 56 e 67. Quel giorno gli israeliani si chiesero perché erano così mal preparati. La risposta va individuata nella stupefacente vittoria del 1967. L'elemento decisivo erano state le prime tre ore di quel 5 giugno, durante le quali l'aviazione israeliana aveva praticamente distrutto la forza aerea dei paesi arabi. Le conseguenze della supremazia aerea avevano segnato il corso delle operazioni di terra. Da allora la maggior parte dei militari israeliani era persuasa che gli arabi non avrebbero mai più rischiato un attacco senza poter rivaleggiare con gli israeliani nei cieli. Ed erano convinti che solo nel 1975 l'aviazione araba sarebbe stata in grado di rendere plausibile un'altra guerra. Ma le proporzioni della disfatta araba erano state tali da indurre i leader a cercare quanto prima un riscatto. Le alture del Golan, la Cisgiordania e l'intera penisola del Sinai non facevano che ricordare l'umiliazione del 1967. Re Hussein, che aveva perso parte della Giordania, non poteva permettersi un altro scontro diretto, ma i nuovi presidenti di Damasco e del Cairo si sentivano obbligati ad assumere questo rischio. Israele poteva contare su un numero di uomini, carri e aerei pari alla metà di quelli di Siria ed Egitto, e ancora più sfavorevole era il rapporto in materia di missili. L'ulteriore svantaggio era rappresentato dalla necessità di difendersi su due fronti. Alla fine della guerra del 67 gli egiziani erano stati respinti dal Sinai e si erano schierati a difesa della sponda occidentale del canale di Suez. Gli israeliani sapevano che i punti strategici decisivi del Sinai erano i tre passi che valicavano la catena montuosa alle spalle del loro quartier generale di Bir Gif-Kafa. Costruirono una linea difensiva lungo la sponda orientale del canale che prese il nome dal generale Bar Lev e una serie di fortificazioni tra le quali avrebbero dovuto disporsi i carri armati in caso di allarme. Per difendersi dalle incursioni aeree israeliane durante la guerra di attrito, gli egiziani progettarono una munitissima linea missilistica creando un ombrello antiaereo su tutta la zona di Suez. Il presidente Sadat giunse alla conclusione che, pur non disponendo di un'aviazione adeguata, poteva combattere una guerra limitata grazie alla protezione dell'ombrello, attraversare il canale, conquistare una parte del Sinai e poi negoziare con l'aiuto sovietico. Comunicò il piano al presidente della Siria Assad, che aveva appena ottenuto dai sovietici i missili SAM da schierare sul Golan, e i due leader concordarono i tempi dell'attacco per cogliere Israele impreparato. Il generale Ahmed Ismail, ministro della guerra egiziano, nominato comandante in capo delle forze siriane ed egiziane, trattò con i sovietici l'invio delle necessarie forniture militari. Il generale Ismail mise al suo fianco il capo di stato maggiore generale Saad el-Shazli, un eroe popolare che aveva guidato i paracadutisti nel Sinai nel 67 e che era stato tra i pochi ufficiali egiziani a farsi onore. Il generale Shazli fece piazza pulita dell'immagine scadente che caratterizzava il corpo ufficiali e instaurò una ferrea disciplina. Nel corso dei preparativi non trascurò nulla, arrivando a studiare i vecchi documenti della compagnia del canale per controllare la situazione delle maree. Durante la guerra entrò in polemica con Sadat sul ruolo della riserva corazzata e fu destituito senza clamori. Sul versante israeliano il settore militare era dominato da anni dalla straordinaria personalità del ministro della difesa Moshe Dayan. La campagna del Sinai del 1956 ne aveva messo in luce il coraggio e le naturali attitudini.
Ma questa volta non si mostrò all'altezza. Lacerato dai dubbi, esitò ad assumersi la responsabilità di vitali decisioni militari. A guerra finita fu oggetto di aspre critiche per lo stato di impreparazione delle forze armate israeliane. Secondo Dayan, il canale di Suez era il miglior fossato anticarro del mondo, in quanto, secondo i suoi calcoli, per costruire un ponte e sfondare i terrapieni alti 20 metri fatti erigere dagli israeliani, ci sarebbero volute 24 ore. Tempo più che sufficiente a far sopraggiungere in appoggio ai forti della linea Barlev la riserva corazzata in attesa nel Sinai. I 600 uomini di stanza nei forti avevano allentato la vigilanza. Le esercitazioni egiziane erano da mesi un fatto normale e i lavori in corso vennero considerati un sistema per ammazzare il tempo. Ma tutto faceva parte di un piano meticoloso che avrebbe fatto dell'attraversamento del canale un successo militare di portata storica. Nel mese di ottobre, nei forti della linea Barlev erano stati destinati i riservisti della brigata Gerusalemme impegnati nell'annuale periodo di leva. Alle 14 del 6 ottobre capirono cosa avevano costruito gli egiziani. Le rampe dei carri armati sovrastavano le loro posizioni. I carri armati, insieme ad altri 1000 pezzi di artiglieria, scaricarono tonnellate di esplosivo sulla linea Barlev, mentre gli aerei bombardavano le posizioni israeliane nel Sinai. Era l'inizio di un'operazione tatticamente brillante che avrebbe restituito credibilità militare agli arabi. Gli egiziani ne erano talmente fieri che mesi dopo la terza armata replicò l'operazione a beneficio delle telecamere. Il fumo avvolgeva completamente la sponda occidentale e il canale per proteggere 8000 soldati di fanteria che iniziarono l'attraversamento a bordo di gommoni nelle zone tra un forte e l'altro. Nel 1971 gli israeliani avevano collaudato un sistema sotterraneo di condutture in grado di versare petrolio nel canale per innalzare una parete di fuoco. La notte prima dell'attacco gli uomini rana egiziani avevano neutralizzato le tubature. Una volta creata una testa di ponte, si fecero avanti per contrastare i carri armati israeliani le unità speciali dotate di armi anticarro RPG-7 e di Sagger, gli ultimi missili anticarro di fabbricazione sovietica. Il Sagger, tolto dall'apposita custodia, poteva essere montato in pochi minuti. Il sistema di guida e il raggio di poco inferiore ai 3000 metri necessitavano di operatori coraggiosi e abili che durante l'addestramento avevano sparato centinaia di razzi. Questo sistema d'arma seminò il panico tra i carri armati israeliani, tanto che una sola unità ne mise fuori uso 8 nei primi 10 minuti di combattimento. Una volta sistemata la linea difensiva di mezzi corazzati e avviato l'afflusso delle attrezzature più pesanti, poteva iniziare la seconda fase dell'operazione. Alcune unità attaccarono le difese israeliane mentre la brigata Gerusalemme, superato lo shock iniziale, rispondeva al fuoco. Più a sud era in corso un'operazione di mezzi anfibi. Carri e mezzi blindati della Terza Armata fecero affluire altri uomini nel Sinai. Imitando la tattica israeliana, gli elicotteri avevano depositato dietro le linee alcuni reparti che dovevano essere raggiunti nel deserto dalla 130ª Brigata dei Marine.